Di fronte al dilagare del contagio in tutta la Sicilia e a Palermo, di fronte al persistere di comportamenti incoscienti da parte di tanti e tanti cittadini, di fronte all'immane sforzo delle forze dell'ordine che cercano in tutti i modi di contrastare quello che è una diffusa incoscienza dei siciliani e dei palermitani, io credo che non vi sia altro che verificare la consistenza di questo rischio, che gli esperti dicono essere molto alto, ed inasprire le attuali misure, inasprirle fino al punto della dichiarazione di zona rossa, che è l'anticamera del lockdown, della chiusura completa. Bisogna assolutamente contrastare questo patto scellerato di complicità che vede insieme il virus e gli incoscienti, la salute innanzitutto, contro virus e contro incoscienza.